Rasul Bisoltanov resterà in Spagna. Per il 29enne ceceno accusato della morte di Niccolò Ciatti non ci sarà nessuna estradizione e in Italia non ci sarà alcun processo. Nella notte del 12 agosto 2017 Niccolò, 22 anni, di Scandicci, perse la vita a causa di un pestaggio violento da parte di tre ceceni. Il padre di Niccolò, Luigi, ci racconta della sua amarezza. Sono passati anni e non c'è ancora una giustizia, dice. Siamo molto amareggiati di questa decisione che è stata molto veloce al contrario di quello che sta avvenendo per riuscire a fare questo processo in Spagna. A questo punto, se la Spagna ha detto no per i suoi motivi, che sicuramente sono motivi validi, procediamo. Cioè, che ci diano un termine ultimo, veloce, per fare questo processo e che ci consentirà perlomeno di mettere un punto e di evitare che alla scadenza della carcerazione preventiva il ceceno in carcere in Spagna esca, perché questo, se esce, ci possono essere altri mezzi di controllo, ma sicuramente dopo due giorni un ragazzo che sa di aver fatto quello che ha fatto a Niccolò, che rischia altri 20 anni di carcere, scappa e non lo ritroviamo più.